Quindi non abbiamo registrato l'intro, questo è il quarto di finale di Europa League Sambuca Junior contro AC Wimbledon, il capitan libertino contro il Sid, partita valevole per le semifinali d'Europa, si è appena conclusa la semifinale invece di Champions con i Sky Blues che approdano in finale dopo una partita maestosa contro il Cerinello, lo Cerinello se preferite. In ogni caso è questo il colpo d'occhio che ci regala l'Aven Soccer Stadium con l'AC Wimbledon che porta tra i pali il Sid, centrale difensivo il Poschito, a destra Starace impegnato nella partita precedente nella formazione del Cerinello, a sinistra c'è Di Maio, quindi i ricomposti, i bloccati, c'è a centrocampo il Tortorigno, c'è anche Buddha lì avanti, c'è anche El Pipa Giannini a dare una mano quest'oggi al Sid che è orfano di Palladino, Tramma e Cafiero, oltre a Bergaldi che componevano il quadretto di centrocampo perfetto, fino ad ora ha aiutato molto il Wimbledon. Per il Sambuca c'è tra i pali Scuotto, centrale difensivo c'è Libertino, a sinistra Cardone, Fiore sulla destra, Manna e Romeo, Triscino giusto? Triscino in avanti, orfano di Casagrande quest'oggi la squadra del Sambuca che ora prova a gestire palla con Romeo sin dalla difesa. Ricordiamo il Sambuca ci ha deliziato con prestazioni molto positive in questo campionato. Ora Triscino prova, si aiuta con le braccia, combatte lì con Giannini che conquista punizione, zona tiro già da qui per il Pipa, conta i passi anche Andrea Tortora, sembra intenzionato il Pipa a battere direttamente in porta, barriera per il sinistro, probabilmente partirà Tortora, parte Giannini a giro, palla sul fondo. Questa laterale per il Sambuca che alza un po' i ritmi, ora Manna prova ad impostare, Sbilenco il tocco, diretto a Fiore, palla che termina in fallo laterale, ancora 0-0 il punteggio, non ci sono state particolari occasioni offensive né da una parte né dall'altra. Ora attenzione a Giannini, prova lui, Cordone, non bene Giannini, ci ha provato il Pipa, il primo squillo di questa partita è del Wimbledon e il solito Pipa Giannini a far tremare le difese di tutto lo Sbordone League. Ricordiamo che settimana scorsa, settimana triste per il Pipa, soprattutto per Luca Lecce, usciti dalla Champions, corsa Champions. Purtroppo il sogno Chelsea si è interrotto alla undicesima giornata dello Sbordone League. Ora Di Maio prova a salire, Fiore bene, Trosino, attenzione lui, calcio d'angolo, si rifugia in calcio d'angolo Starace con un'azione rocambolesca. Ora Manna, giro per Romeo che sale in cielo, Giannini ora, attenzione a Cordone che la mette direttamente tra le braccia del Sid. A seguire ci sarà l'altra semifinale, la partita di cartello di questo weekend che è San Fritz contro Liverpool, i campioni uscenti contro gli outsider, se così possiamo chiamarli, anche se ovviamente il valore dei singoli è altissimo. In ogni caso Starace, palla per il Pipa che prova a girarsi, Cordone alla grande, ora Manna, pressing del Pipa, ora Romeo prova a gestire, mette calma, fallo di Giannini, conquista giallo, no, graziato qui dall'arbitro il Pipa. In ogni caso c'è punizione da metà campo per il Sambuca, c'è Libertino, forse giocatore con più esperienza dei Sambuca, pensa addirittura al tiro il nostro Libertino. C'è il Pipa con Buddha a comporre la barriera, parte Libertino, è un sinistro violento troppo alto, palla sul fondo, Manna prova, è il Sid, prima con i guantoni, poi in estirada, mette in fallo laterale, ora c'è Fiore, è il Poschito, mette fuori con l'aiuto di
del Pipa, ora ancora Fiore, e il Pipa recupera il sinistro del Pipa! Saetta, raso terra, troppo larga. El Cid scarica per Di Maio e prova ad impostare di punta. Palla buona per il Pipa che si coordina, contrastato da Manna regolarmente. Ora Triscino, Posca non bene, ancora lui ci mette una pezza. Ora Libertino fa scorrere il pallone in fondo che batterà a Scotto. C'è molto cambio pallone qui. Diciamo c'era libero Cordone che avrebbe potuto sicuramente offendere la fascia difesa da Starace. Vediamo che Starace ha giocato 40 minuti nel semifinale di Champions. Ora buona la palla, era buona l'idea di Manna con Cordone, come abbiamo detto, provato ad offendere sulla fascia sinistra. Palla che però finisce sul fondo. Ora era buona la sponda e anche l'idea, perché Starace aveva ammorbidito lì per Buddha che prova di sponda a Giannini. Ricordiamo che il Wimbledon per la prima volta gioca con 2-9. Ora Romeo, Manna difende palla e scarica lì per Fiore. Troppo arretrato il passaggio, quantomeno anticipato il movimento del terzino del Sambuca. Ora Tortora, Di Maio per Buddha, brutto qui l'appoggio. Parte Manna, doppio passo, va via Manna, ancora lui, prova la banfella e il Cid non bene. Palla che termina in calcio d'angolo. Guardato il Cid che era fuori dei pali, Manna, ottimo intervento del Cid, anche se poteva perfezionare qui. Buddha, palla dentro per Giannini, da parte di Tortora, Scotto esce di un metro praticamente dai pali, blocca il pallone con il Sambuca che ora prova a gestire. Attenzione a Romeo, un po' di campo. C'è campo anche per Fiore che prova il sinistro, Manna! El Cid! Si traveste da gatto ancora una volta, El Cid. Imbeccata fantastica quella di Fiore. Manna stacca da fermo, piazza bene la palla nell'angolino. El Cid fa un miracolo. Palla ora diretta a Libertino. C'era Romeo in agguato. Intanto El Cid blocca. Non l'abbiamo ripreso, era Buddha che ha segnato l'1-0. Sbloccata quindi il match. Non abbiamo capito manco l'azione da rimessa laterale, giusto? Sì. Buddha di testa, anzi no, di piede. Di ginocchio. Gollaccio comunque. In ogni caso il Wimbledon passa in vantaggio ai danni del Sambuca, che sembra essere in partita in ogni caso. Ora Triscino, palla a Manna di prima dentro per Cordone. Ora Romeo, contrastato da Di Maio alla grande. Ancora Triscino, Romeo, palla sul sinistro, poi sul destro, ancora sul sinistro. Fabri Romeo, alza la testa e buona la trivella per Fiore che taglia verso il centro dell'area. Quindi palla sul fondo. In ogni caso il Sambuca continua a macinare gioco e calcio. El Cid ora prova a gestire. Solito play basso del Wimbledon. Tiene palla e lancia lungo a cercare Buddha. Fiore mette in fallo laterale. Palla di Di Maio lunga. Buddha. Attenzione lì alle papere di Scotto. In ogni caso due tempi ha evitato il gol. Ora Manna prova lui, taglia tutto il campo. Poi Romeo entra sul sinistro. Ancora Romeo va via. A giro Romeo, palo, mamma mia che conclusione di Romeo, talmente bella che ci ha impappinato. Ora Scotto con le mani, ancora Manna, c'è tanto campo, lì a centrocampo, si è allargato Fiore, visto, non servito però. Ora Manna, ancora lui, Manna, Manna, tiro deviato, il Cid la trattiene. Mani piedi del Cid che serve Tortora, Tortora a giro, raso terra ribattuto da Libertino. Ora Fiore, parte lui, ora Romeo, Manna, tiro masticato direttamente sul fondo. El Cid riparte, palla morbida a cercare Tortora che la sfiora, palla che termina sul fondo, quasi un porta a porta sembrava questa azione in 30 secondi. Verticalizzazione sia del Sambuca che della C Wimbledon. Zero gol in ogni caso per le due squadre.
questi 30 secondi. Ricordiamo che il passivo è di 1-0 ai danni del Sambuca. Ora Manna prova lui, gira dietro per Fiore, che può con calma impostare. Palla a Romeo, Di Maio trova il sombrero, libertino bene, attenzione lì a Fiore che è molto libero. Palla dentro e il Sid ancora. Attenzione lì al Sambuca che prova a ripartire. Oh, questa rimessa laterale il Wimbledon. Partita che sembra essersi addormentata dopo 10 minuti di calcio spumeggiante. Ora Manna di tacco. Palla a Cordone. Ancora Manna. Palla dentro per Romeo. Palla sul destro. Rientra sul sinistro Romeo. Ci pensa. Poi Libertino. Di prima per Cordone. Ora Manna. Attenzione a Manna! E il Sid ancora una volta a negare la gioia a Manna. Calcio d'angolo. Andrà proprio Manna dal calcio d'angolo. Attenzione agli inserimenti da fuori di Libertino e Triscino. È buono, troppo sul portiere per il cross. Mette palla a terra al Sid. Allunga la falcata. Palla Giannini. Giannini! Parata di scuotto. Ottimo riflesso del portierone del Sambuca. Stavolta molto attento. Palla dall'altra parte per Fiore, che sale. Rientra Tortora, che ruba il pallone. Alza la testa e mette d'accordo tutti servendo Starace. Palla ora a Budda. Prova in mezzo. Si era mosso alla grande Giannini, gabbiato da quattro avversari. Ora Starace con le mani a cercare Budda. Trattenuto forse, o commette fallo. Ora Cordone allunga la falcata per tenere questo pallone in campo. Cordone non la tocca. Palla che termina quindi rimessa laterale per l'AC Wimbledon, che continua a condurre per 1-0. Autore ovviamente di questo risultato. Oltre a Budda c'è il Sid. Attenzione lì alla papera del Sid. Mamma mia, pasticcio del Sid. Tortora si infuria col suo capitano. Romeo in agguato, lì un falco. Ma il Sid stava combinando una frittata. Ora Di Maio lancia lungo a cercare il Pipa, che fa il contromovimento, tiene la palla in campo. Forse sì, no. E calcio d'angolo, no. E fondo. Scuotto ora. Prende anche l'autofocus il nostro dispositivo con Scuotto ora che batterà. Questa rimessa al fondo, giocata vicina per Manna, che chiede calma. Palla ora a Cordone, cambiato quindi il fronte, che gioca ora a sinistra Fiore, a destra Cordone, chissà perché. Probabilmente per la capacità offensiva di Fiore, maggiore forse, fluidificante particolarmente veloce. Ora Romeo, attenzione a lui, palla lungo per Triscino. Ancora il Sid. Si è fatto male Tortora, gioco fermo. Istituisce palla il Wimbledon direttamente nella zona di Scuotto. Libertino scende molto basso Manna. Svuota quindi la parte centrale di campo il Sambuca con Romeo che scambia con Manna. Buona la palla di prima. E il Sid tranquillo blocca dopo l'appoggio di Dani Di Maio. Mette palla a terra, attenzione qui. Palla morbida a cercare il Pipa. Ora Manna per il contrasto con Budda. Ora Romeo ruba palla. Si stacca Manna. Attenzione al movimento senza palla del centrocampista. E il Sid ancora poco sicuro sul tiro. Velleitario a mio avviso di Romeo centrale. E il Sid l'appoggia in calcio d'angolo con un bunker pessimo. Andrà ora Libertino. Attenzione agli inserimenti. Palla lunga. C'è Tortora che l'allunga. Ora Manna. Liftato lì per nessuno. E il Pipa. Di punta dentro per Budda. Libertino. Romeo. Prova a scambiare. No, si ferma. Pensa al tiro. Romeo e il Sid. Ma non aperta. In calcio d'angolo. Intanto alza il ritmo il Sambuca. C'è qui Libertino. Morbido, ancora il Pipa situato sul lato corto dell'area di rigore. Ora Fiore, palla lunga a cercare Romeo. C'è Manna che si ritrova lì. Sfortunato nel rimpallo.
conquista anche rimessa laterale il Wimbledon con Tortora, che chiede a Di Maio di stare basso. Giannini prova il movimento Tortora, servito ora, sbaglia il controllo, poi va via Romeo, Tortora, Tortora la spara alta, Romeo palla lì a Fiore, lungo linea per Romeo, posca ringhia, andrà proprio Fiore con le mani a cercare Manna, Manna di testa, prova El Cid, la blocca, mani piedi, a servire ancora Andrea Tortora, di testa, carambola e ritorna da lui, Andrea Tortora, dietro per Starace, El Cid ora, di prima per Buddha, palla che tocca la rete di contenimento dell'Avion Stadium, quindi laterale. Attenzione ora alla rimessa per il Sambuca con Romeo che gestisce palla a cordone. Centrale per Triscino e il Poschito con l'aiuto di Starace. Palla che resta lì. Romeo, Romeo contrastato. Triscino ancora. Poi Manna. Azione senza passaggi questa, tutti i rimpalli. In ogni caso a continua. Il pressing asfissiante del Sambuca, difficile da eludere. Guardiamo che in fase di non possesso tagliano tutti. Tanto movimento senza palla dei ragazzi di Libertino. Fase di possesso e Manna è sempre vicino al portatore. Attenzione alla sua percussione. Manna, 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 Manna! Che gol! Che gol! Manna! Ristabilisce la parità 1-1, golasso di Manna. Stiamo dicendo porta palla lui, si avvicina sempre al portatore, quando la palla invece la porta lui succede questo, salta il primo, il secondo, il terzo, il quarto è il Cid che si siede a terra, palla direttamente sotto le gambe del Cid, questa volta incolpevole. Quindi 1-0, anzi no, 1-1 il punteggio. Questa partita si è svegliata praticamente nel finale. Era nell'aria il gol in ogni caso. Ancora Manna. Manna! Ancora! Del Cid, poi cordone contrastato da Posca e Di Maio. Quindi ora cordone, palla dietro lì. El Cid cade. Palla lunga a cercare Giannini. Manna è dovunque. Ora Fiore. Libertino. Ancora Fiore, palla a Manna, dentro per Romeo, contrastato da Buddha senza effetto, cordone, palla al centro, calcio d'angolo, ancora il Sambuca a portare gli effettivi in area di rigore, c'è Manna e Romeo, attenzione all'inserimento sul secondo palo di Fiore, palla è lì, Tortora ora gestisce il possesso con Starace che conquista una rimessa laterale, palla lunga per Giannini, che va via Libertino, Giannini atterrato lì, c'è fallo di Libertino da dietro, attenzione lì al cartellino che non c'è, quindi c'è posizione da posizione invitantissima sia per un destro che per un sinistro, in ogni caso sembra intenzionato il Pipa ad andare direttamente in porta, c'è il Pipa Giannini, non ci degna manco di un saluto. Aspetta, non vedo bene perché non c'è il focus. Ti salutaci. In ogni caso c'è lui. Parte il sinistro, larghissimo. Finisce così il primo tempo. 1-1 Sambuca AC Wimbledon. Sta per riprendere il match Sambuca Wimbledon. Ricordiamo il punteggio di 1-1 segnato Buddha per il Wimbledon. Golasso stratosferico di Manna, percussione centrale, ne salta 3, salta anche il portiere praticamente, poi la infila sotto le gambe, sta per fischiare il signore, fischia ora, parte Tortora, a giro, è buona Andrea Tortora, 2-1, immediato vantaggio del Wimbledon, Andrea Tortora, quindi 2-1 subito il Wimbledon, di mettere in ordine praticamente, perché oh, attenzione Giannini che commette fallo qui ai danni di Romeo, vediamo
Il secondo fallo, quello di Giannini, questa entità andrà quasi sicuramente Fabri Romeo da lì, ottima posizione per un sinistro, sperando per il Sambuca che il sinistro non faccia lo stesso effetto di quello di Giannini. Attenzione a Romeo, concentrazione disegnata sul suo volto, parte Romeo a giro, era buona la traiettoria, il Sid molto attento, mette la palla in calcio d'angolo, sale il Sambuca, ancora una volta palla morbida lì per Romeo, Tortora mette fuori, Cordone mette in mezzo, poi ancora Romeo, canovaccio della partita, sembra essere lo stesso con il Sambuca che cerca di fare la partita, e il AC Wimbledon sfrutta le azioni e le distrazioni soprattutto del Sambuca per andare via. Tunnel di Manna, Di Maio bene, ora Cardone mette palla dentro, era un tiro, fiore, palo, palla che termina sul fondo, anzi no, c'è, sì, c'è calcio d'angolo, il Sid non l'ha trattenuta, miracolo di Starace sulla linea, Cordone, Cordone mette in mezzo, fiore scivola e non può recuperare la palla. Bisticcio lì, tutto risolto. Ora Starace con le mani, cercare Buddha. Di tacco dentro, buona palla per il Pipa che si coordina, scuotto! Nega la top 1 al Pipa Giannini con un guizzo felino direttamente in calcio d'angolo. Battuto quindi da Tortora, sul primo palo Buddha, la palla non è dentro, e il Pipa 3-1, 1-2 terrificante del Wimbledon che ne fa 2 in meno di 3 minuti. Sambuca ora costretto a rincorrere due le lunghezze di svantaggio col Wimbledon che ora cerca di tenere a bada i ragazzi di Marco Libertino. Tortora, la fionda lì, Libertino mette fuori, Romeo di petto, mette ordine, palla dentro, Manna di tacco, Ticino non bene, ora Romeo arma il sinistro, poi Starace in anticipo, ottimo, Manna lontana, palla lontana, subisce un calcione invece Starace, niente cartellini fino ad ora. Cioè di gara deciso di gestire la partita con le parole. Ora Cordone esce lì a testa alta. Di Maio. Ora qui palla che esce. Terminata per l'azione del Wimbledon. Terminata anche l'azione del Sambuca. Seconda rimessa laterale consecutiva. Di Maio palla dentro. Esce scuotto. Poi Tortora la rimescola. Prova lì. Buddha, ancora Tortora di testa a bloccare la manovra del Sambuca. Ora Romeo si sta muovendo molto, Manna, movimento anche di Ticino, palla lì, Poschito di testa, Cordone, palla dentro per Fiore, non la tocca nessuno, la prende il Sid, può ripartire ora il Wimbledon, mani piedi, dentro la palla buona per Giannini, la prende di mano Giannini e si lamenta del fallo di mano degli avversari. Ancora scuotto, palla lì a Libertino, Manna sempre molto basso a ricevere palla, il play del Sambuca, Libertino palla sul sinistro, pensa al tiro, è un passaggio per Ticino che fino ad ora non ha impensierito minimamente se non nell'occasione del miracolo del Sid. La difesa del Wimbledon, palla che arriva a Giannini, ancora Giannini. Buona la palla per Buddha, era un'invenzione fantastica quella del Pipa per l'altro 9 che è Buddha. Guardiamo un gol a testa, anzi no, due, sono due gol per Giannini e uno per il Buddha. Palla buona Giannini che arma il sinistro, Giannini, Giannini, Giannini! La spara di poco alta è il Pipa, ancora 3-1 per l'AC Wimbledon. Parte Marco Libertino, Manna si allarga, chiede palla, è ottimo però il movimento dei ragazzi del Sid che lavorano nella propria metà campo. Ora Giannini recupera, Romeo
mette il turbo per recuperare questa palla. Scotto, palla che arriva a Tortora. Tortora, palla che ribatte su Fabio Romeo e termina in fallo laterale. C'è Giannini e Buddha, palla proprio a Buddha, libertino con tanta esperienza. Manna, sombrero a Posca, rientra poi. Poi c'è Tortora che recupera. Tortora, c'è Fiore che subisce un calcione cadendo. Tortora infortuna il terzino del Sambuca. Gioco fermo, restituita la palla dal Pipa Giannini direttamente tra le mani di Scotto. C'è ora Fiore, palla centrale rischiosa, libertino deve spazzare e il Sid non la fa uscire, quindi riparte dalle proprie mani. Poi Tortora prova a calciare da posizione da distanza siderale, palla che termina in fallo laterale. Ancora Starace, Fiore, Manna, si allarga Romeo, servito ancora Fabri Romeo, palla sul sinistro, Di Maio lo attende, Romeo trova uno spiraglio tra le gambe di Di Maio, il Sid è molto molto attento, il tiro era comunque abbastanza lento. Attenzione lì a Buddha che non controlla bene, Tortora recupera e scarica verso il Sid molto largo Di Maio. Giannini sponda per Buddha che bisticcia col pallone, recupera Manna, approfitta Manna, 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 ancora una volta Manna e ancora una volta Sid a impedire il gol al Sambuca. Giannini, Giannini direttamente sul fondo, il suo sinistro. Scotto, palla a Fiore, fatica un po' comunque il Sambuca in questa frazione di gara. Palla morbida per Triscino, ora Tortora non controlla, quindi riparte il Sambuca con Fiore, dalle mani di Fiore. Attenzione a Libertino, Tortora prova il tunnel là, Romeo, Libertino, controtempo Buddha, quindi prova a ripartire il Sambuca. Tanta libertà ora per Manna, Manna prova ad andare via, ingabbiato, cordone, arma il destro, poi fallo di mano lì, non fischiato, c'è il Pipa, recupera, conquista rimessa laterale. Fauzi Di Maio con le mani, palla a Buddha che di tacco sponda per Giannini, non si sono intesi i due, quindi cordone con le mani, Manna è molto libero, osserva anche la posizione del portiere, si staccano sia Romeo che Cordone, allunga un po' la squadra il terzino del Sambuca, eccolo lì servito, sbaglia però sinistro Sbilenco che termina addirittura in rimessa laterale, doveva essere un cross di Maio, palla Buddha, Giannini, c'è qui fallo di Cordone, ottimo fallo tattico, impedisce al Pipa di poter controllare e tirare, c'è punizione in ogni caso dalla metà campo, anzi no, quasi a centrocampo, c'è Andrea Tortora sul pallone, inteso con il Sid. Parte Tortora, raso terra, Giannini, Giannini ancora lui in area di rigore, Giannini al centro, Scotto se la ritrova lì, ora Manna, parte lui, Manna ancora lui, palla dentro per Triscino che recupera, anzi no, recupera Posca, palla che termina in calcio d'angolo, c'è Manna, palla al centro a cercare Romeo, salta Fiore e il Sid con l'aiuto del palo. Libertino andrà lui con la rimessa lunga a cercare Fiore, va a spizza lui e il Sid in calcio d'angolo si rifugia ancora una volta il Wimbledon che a tratti subisce particolarmente la manovra offensiva del Sambuca che porta ora tutti gli effettivi nella metà campo del Wimbledon. Manna, palla a Libertino, sistema la palla sul sinistro Libertino, il Sid si stende e ora il Sid mani piedi per il Pipa, la fa rimbalzare il Pipa, ora Libertino forse con un fallo, Giannini c'è fatti fallo, si aiuta con le mani il Pipa, quindi finisce qui la manovra offensiva dell'AC Wimbledon con Libertino che già batte, che Giannini era già a un metro, ora Romeo sbaglia il controllo poi recupera, ancora Di Maio, Tortora si destreggia benissimo in mezzo al traffico, Andrea Tortora, abbiamo ex gloria dello Sbordone Cup, l'abbiamo scoperto lì, l'abbiamo ritrovato poi, poi Manna
Prova ancora la percussione, classica. Ancora Manna prova lì a stoppare questo pallone particolarmente difficile. Diciamo in ogni caso che Tortora, partito dalla categoria più bassa dello Sbordone League, e si sta lottando, sta comunque giocando alla pari degli altri la Champions e l'Europa. Manna ora con le mani per Triscino, è sbagliata anche questa. Tanto numeraccio di Manna. Liberty, palla a Romeo, tamponato da Buddha. Manna prova ad incrociare ancora Posca, diventato un muro Posca. A proposito di giocatori che hanno cominciato dal basso, ricordiamo che il Poschito 4 anni fa non sapeva manco cos'era un calcio, un pallone. Intanto abbiamo detto calcio perché qui Triscino prende un calcione da Tortora, si prosegue per il vantaggio. Vantaggio che si è concretizzato, ma in ogni caso la palla è del Sambuca, ed è ancora del Sambuca con Libertino che guadagna yard. Ora ancora Libertino, palla sul secondo palo, il Sid disturbato. Ci ha pensato al mettere la palla a terra Tortora. Si oppone regolarmente Libertino mettendo il corpo davanti. Tortora sbatte a terra, ma non c'è fallo. Scuoto, riparte il Sambuca dai piedi di Fiore. Ora Romeo, pressing di Buddha. Ancora Fiore, palla dietro a Libertino che appoggia di prima a Manna. Ancora a vuoto il pressing di Buddha. Romeo, zona tiro, palla sul destro, ora Cordone, il Sid sul primo palo, mette palla a terra verso il Pipa Giannini che suda tantissimo. Prova ad andare via, è buona la palla, numero di Giannini, lo chiude Manna. C'è Di Maio che andrà con le mani a cercare il Pipa, sbraccia, in ogni caso recupera Scuotto, ora Tortora, palla al centro e un tiro che termina alle stelle. Cordone, palla a Libertino, c'è Manna sempre basso a ricevere palla. Visto il movimento di Cordone, servito non bene però. Ora Buddha tiene palla lì, palla che non esce, poi Manna conquista rimessa laterale. Ora Fiore, palla a Romeo che ha un po' di campo. Romeo d'esterno, e il Sid in due tempi tiene palla comunque a terra per guadagnare qualche secondo. Chissà se andrà a mani piedi, infatti va a mani piedi, fuori, calibrato male il Sid. Intanto c'è ancora Libertino che gestisce il possesso palla del Sambuca che deve accelerare. Mancano circa 10 minuti al termine della partita, con Fiore che parte sull'alto di sinistra, guadagna calcio d'angolo. Ancora in avanti il Sambuca. Abbiamo detto all'inizio del secondo tempo che il Sambuca faceva la partita. E ancora Libertino, ricacciato indietro il Wimbledon. Diciamo, fa la partita il Sambuca. Poi il Wimbledon approfitta di ogni svarione, sia in fase di possesso che in fase difensiva, del Sambuca Junior, che non è stato perfetto in tutte le occasioni, anche sotto porta. Trovato comunque un Sid da fare invidia veramente a qualsiasi portiere di questo torneo. Starace, Fiore di petto per Manna, Luca la falcata, Cordone appoggia per Romeo. Romeo vince il contrasto con Giannini. Romeo, Fabrizio Romeo, bordata classica, sinistro micidiale alle spalle del Sid, la riapre lui, 3-2. Giannini col sinistro altissimo, ci crede il Sambuca, ci crede il capitan Libertino, fa salire tutti. Romeo, c'è Manna largo, ignorato, Romeo ancora al suo sinistro, poi Starace, ha visto Buddha, fuori misura qui il passaggio, riparte ora il Sambuca, sempre dai piedi di capitan Libertino. Movimento di Fiore, ignorato, Romeo per Manna, Manna va via, Manna! Ancora lui! Manna!
doppietta! Un gol più bello dell'altro ha fatto il Sambuca. Mamma mia, 3-3, la riprendono subito i ragazzi di Libertino. Quando sono ordinati giocano un gran calcio. Golasso di Manna. Apre il piattone, sono 3 minuti da ora. La riprende quindi in extremis il Sambuca. Con questo risultato si va ai rigori. E Zid! Bordata! Pazzesca! Centrale, scuotto, mette calcio d'angolo. Fase concitata della partita con Giannini che aspetta il movimento di Buddha che fa scorrere il pallone. Ora Romeo, c'è Di Maio molto alto. Ora Manna prova ad attaccare subito l'area di rigore del Sambuca. Manna! Forse con un fallo? No! C'è Di Maio che allunga la falcata. Libertino con tanta calma, c'è Triscino da solo. Libertino, non c'è nessuno che sale sulla sinistra. C'è ora soltanto il movimento di Triscino che si allarga. Ora Manna va via a Buddha. Manna, la finta Manna, la seconda finta Manna! C'era Buddha avanti e non ci ha fatto vedere nulla. In ogni caso ha fatto due finte da mandare al bar i propri avversari. Poi Triscino! Mamma mia, che traiettoria! 3-3 ancora! Partita che sta volgendo al termine con il Sid che mette le mani tra i capelli. Ora palla lunga, cercare ancora il Pipa di testa dentro per Buddha. Buddha si sbraccia lì con Libertino. Scuotto la blocca e fa ripartire Manna. Palla a Cordone. Lungo linea per Romeo. Può puntare l'uomo, può puntare anche l'aria. La punta Romeo di sinistro! Non c'è nessuno a rimorchio per poter concludere in rete. Ottima l'azione personale di Fabri Romeo. Ora Fiore mette la palla in fallo laterale a centrocampo per l'AC Wimbledon. Costarace che gioca per Buddha, annientato da Libertino in questo secondo tempo. E il Pipa! 4-3! Incrocia! E mette alle spalle di Scuotto. Ci hanno creduto i ragazzi del Sambuca fino a questo gol. Delusione sul volto di tutti. Il Pipa ancora una sentenza. Manca la segnalazione del recupero da parte del signore di gara. Ora Manna, palla che arriva a Fiore. Ora Romeo. Giannini si batte, c'è fallo però. Quindi Romeo a terra, quindi punizione per il Sambuca. Chissà se tirerà direttamente Fabri Romeo, sembra proprio di sì. C'è Fabri Romeo sul pallone, siamo proprio alle spalle del centrocampista del Partizan, cioè del Sambuca. 2 minuti di recupero da ora. Partono quindi ora, parte Romeo. Acino è buona! Posca la toglie dallo specchio. Posca contatto per fair play da questa rimessa al Sambuca che può ripartire con Manna, trattenuto ancora una volta da Giannini. Sembra rimessa laterale per il Sambuca, invece laterale per il Wimbledon. Giannini la spara larga, è il Pipa. Libertino, palla a Romeo, deve dare il meglio ora il Sambuca per riprendere questa partita. Fiore, Starace esce a testa alta, Starace, poi Romeo mette una pezza. Ancora Fiore, palla dietro per Scuotto. Male qui la difesa del Sambuca che getta alle ortiche questa ripartenza con rimessa laterale per il Wimbledon. Si aspetta il fischio dell'arbitro. Palla dentro Giannini. La tiene a calcio d'angolo. Giannini prova ad andare via di forza. Giannini ancora lui, difende palla. Palleggio, poi Manna. Tunnella! Starace, Manna subisce fallo, ammonito Giannini. C'è l'ultima offensiva è del Sambuca. Si aspetta il fischio dell'arbitro, sarà l'ultima azione di questo match. Riparte dai piedi di Fiore, Romeo. Ora Fiore, tutti in area di rigore. Fiore, palla morbida per Manna. E il Poschito la mette in fallo laterale. C'è ancora Cordone. Palla dentro per Manna. E il Sid traversa. Poi calcio d'angolo. E l'ultima azione del match con Scuotto che lascia
l'area di competenza. E arriva ora Libertino, palla dentro, e il Sid la toglie dalla testa di Romeo. La C Wimbledon è in semifinale di Europa League. Siamo qui al termine della partita a C Wimbledon contro Sambuca Junior. Siamo con Dani Di Maio e il Buddha. La partita è finita per punteggio totale di 4-3. La stava riaprendo e la stava prendendo in extremis il Sambuca. Poi Giannini mette tutti d'accordo segnando il gol del 4-3. In ogni caso, ragazzi, il campionato è terminato. Stanno terminando le fasi final di questa edizione. Il mutamento del Wimbledon lo possiamo capire da questi risultati. Partita che sembrava chiusa già negli inizi del secondo tempo, ricordiamo 3-1, poi ha provato a rimontare subito il Sambuca. Fase difensiva rivedibile, giusto Di Maio? Precisamente, è stata una partita molto complicata perché gli avversari erano molto forti, ma ce l'abbiamo fatta e adesso ci crediamo. Quindi l'obiettivo è quello di vincerla, sì, questa Europa. Possiamo vincerla. Vi aspetta la semifinale, ricordiamolo. Scarsa. Non è ancora tutto scritto, c'è lo scarso ad attendervi. Tutto scritto invece, dice Buddha. Nel caso, Dani, secondo te quali sono stati gli sbagli e gli errori di questa? Siamo distratti, diciamo distratti troppo, abbiamo concesso un po' troppo lì in mezzo al campo. A mio avviso anche abbastanza disordinati, devo dire, in mezzo al campo. Sì, perché abbiamo sofferto, erano molto bravi. Ricordiamo che comunque sono quattro gli effettivi che quest'oggi non c'erano, c'è Bergaldi, Marsh, Palladino e Tramma. In ogni caso la loro assenza si è sentita molto. Sì. Se vogliamo dedicare questa vittoria a qualcuno, a chi la dedichiamo? A Palladino che si è rotto il braccio. Quindi dall'Avion Social Stadium per ora è tutto. Un bacione a Di Maio e complimenti anche a Buddha. Complimenti a Wimbledon. No, ti niente baci.